Subito buono il primo segnale, veloci quelli a largo con Niarcos SM e poi subito Nagual della Luna al suo esterno, quando si affronta subito la prima piegata. Invictus che è partito bene ma rimane confinato di fuori, intanto c'è stato l'errore per il numero 15 di Orsa dei Fiori e davanti Niarcos ha preso vantaggio, l'errore anche per Nagual della Luna che finisce a tabellone, Niarcos leader nei confronti di Maldonato che ha girato sicuramente bene e i 400 in 31.4 con partenza da fermo. La squalifica prende anche Indios CN e allora all'esterno si fa vedere con il 9 Magasso Jet che giunge al lato di Maldonado, i 600 di gara in 46 da parte del battistrada Niarcos SM che continua a condurre, mentre la terza posizione alla corda è per Invictus che precede all'esterno anche Masaccio Spin. Il davanti alle tribune si va con sempre al comando Niarcos SM che giunge al paletto del chilometro, che viene oltrepassato su una misura che vale 1,16,2. All'esterno ancora il numero 9 Magasso Jet che offre punto di riferimento sempre al 4 di Masaccio, mentre alla corda si propone Maldonado. 800 al traguardo, posizioni che per ora non mutano anche perché il leader viaggia a buon ritmo, ora provano a farsi vedere un po' quelli dietro, cercano di accorciare un pochino, ma intanto i 400 che vanno al palo a metà della dritta di fronte vengono percorsi da Niarcos SM in 30.7. Si muove adesso anche in quarta corsia il numero 13 di Mendez B quando siamo al completamento del miglio con il gruppo raccolto, ma con davanti sempre Niarcos SM ancora bene, si muove Maldonado, sbaglia i tacchi Fez che crea un po' di trambusto, Maldonado che cerca di andare a prendere Niarcos SM quando si va in diritto ad arrivo, questi due sembrano destinati a lottarsi il successo con Maldonado che passa su Niarcos SM, Maldonado che fa il vuoto alle sue spalle, si fa vedere anche Mendez B, Maldonado che viene a concludere nei confronti di Niarcos, Mendez B, poi ancora il numero 7 New Hope. E poi per la quinta posizione dobbiamo rivedere le immagini. 2.32 appena abbondante, il doppio chilometro con i nassi, che significa che non si è andato poi così piano, considerato anche la pista allentata per la pioggia caduta negli ultimi minuti e la vittoria di Maldonado e Salvatore Matera Junior con il successo che viene a essere visto anche in riproposizione sugli schermi grazie alla nostra regia. Il quarto posto per, vediamo, all'esterno il numero 9 dovrebbe essere, scusate, il 7 di New Hope e poi forse per la quinta posizione dovremo attendere il responso del giudice di arrivo perché c'è anche Nikita Starlight per linee esterne che potrebbe essere riuscita ad avere la meglio, ma insomma qui ci vorrà comunque la fotografia. Quello che è sicuro è il successo di Maldonado che viene quindi a conquistare questo premio Hans Fleming nei confronti di Niarcos SM, quindi la triste che recita 2, 5 e poi ancora 13, il quartetto dovrebbe essere 2, 5, 13, 7, mentre per il quintetto attendiamo, come dicevamo, il responso ufficiale da parte del giudice di arrivo. È tutto per il convegno odierno, vi ringraziamo per averci seguiti fino a questo punto, vi auguriamo la più cordiale buonasera, il prossimo convegno di corsa è previsto per domenica 27 di gennaio, a voi tutti, buona serata.